Ciao cari Buzzwalkers, bentornati, sono sempre Davide, siete sempre sul mio canale e oggi continuiamo a parlare di musica in modo un po' sostanzioso. Allora, innanzitutto, come sempre, prima di iniziare, vi ricordo che siete sempre liberi, se ne avete voglia, di iscrivervi al nuovissimo gruppo di Facebook dedicato ai Buzzwalkers. Vedo che qualcuno l'ha già fatto, il gruppo sta prendendo un po' piede, tra poco interverrò anch'io perché vedo che ci sono molti quesiti aperti, quindi invito anche chi non dovesse averlo ancora fatto di andare a iscriversi perché ci sono veramente un sacco di questioni interessanti che stanno uscendo. E ripeto, a breve parteciperò anch'io, datemi un attimo, insomma è un periodo un po' incasinato, sta ripartendo tutto e faccio un po' di fatica a star dietro a tutto, come avrete probabilmente anche notato. Ma ci siamo, ma ce la facciamo e quindi andiamo avanti. Oggi parliamo di una scala di cui qualcuno mi chiese tempo fa, e attenzione, è una scala molto particolare, una scala molto utile, perché è una scala sostanzialmente minore. Parliamo della scala minore melodica. Benissimo, perché minore melodica? Allora, cominciamo da un passo indietro, cominciamo a parlare delle scale minori in generale. Allora, se qualcuno mi segue da un po' di tempo già sa che ho parlato in modo abbastanza, credo, esaustivo di quello che era la scala maggiore, i modi della scala maggiore, quindi le scale modali banalmente associate appunto a una scala maggiore di riferimento, da cui sul sesto grado, se vi ricordate, esisteva questa scala chiamata Eolia o banalmente scala minore, che in gergo viene anche spesso definita come scala minore naturale. Perché scala minore naturale? Per differenziarla dalle altre scale minori che esistono e che a loro volta vanno a creare dei modi. Allora, facciamo un attimo un ripasso. La scala minore naturale, se ve la ricordate, era questa. Partiamo per esempio da La sulla tastiera del basso e otteniamo questa scala. Vi ricordate perché sono partito da La? Perché è il sesto grado di Do, quindi se Do è quella scala che ha tutte note naturali, il La sesto grado, quindi scala minore, è la scala minore che ha tutte note naturali. Ci siete? Ecco, ripeto, se avete qualche dubbio, probabilmente è il caso di tornare un attimo indietro. Attenzione, faccio una premessa. Questa lezione sulla scala minore melodica l'ho divisa in tre parti, ok? Quindi seguiranno altri due episodi. Questo è l'episodio 1 in cui vediamo a grandi linee di cosa stiamo parlando e vediamo un po' come suonarla, facendo magari banalmente qualche esercizio di tecnica. Nelle lezioni successive, una volta che avrete magari assimilato bene i concetti riguardo la scala minore melodica, cercheremo di continuare con delle cose un pochino più impegnative, quindi parlare dei suoi modi, dell'armonizzazione di questa scala, eccetera, ok? Quindi fate molta attenzione perché è un percorso che inizia e prima o poi finirà, chi può dirlo come? Ok, allora torniamo un attimo indietro, quindi scala minore naturale sappiamo che cos'è, benissimo, andiamo avanti. Che cos'è quindi una scala minore melodica? Prima di parlare della scala minore melodica dobbiamo parlare di un'altra scala minore che nasce sempre dalla nostra scala minore naturale. Ripeto, scala di La minore, noi sappiamo avere tutte note naturali, qual era il suo modo? Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, ok? Questo ve lo ricordate? Benissimo. Ora, cosa succede? Diciamo così che la scala minore naturale si dice che non abbia, nel suo proprio modo, quindi costruita in questo modo la scala minore naturale, non abbia una sensibile. Vuol dire che ne frega, anche qui è sensibile, ma può anche non averla. Andiamo piano perché è importante. Allora, la sensibile che cos'è? Pensiamo alla scala maggiore. La scala maggiore, la faccio sempre in Do per semplicità, era questa cosa qui. La sensibile è la settima nota. Allora, ogni nota, ogni grado di una scala porta un suo nome che riguarda in modo molto stretto il ruolo che ricopre all'interno della scala. Pensate alla tonica o fondamentale, perché si chiama così? Perché è la prima nota? Infatti tonica o fondamentale perché fondamenta, ecco, da qua si costruisce tutto. Ci sono altri nomi, ce n'è uno per ogni scala, i più importanti, ve li cito al volo, sono la terza, che viene anche definita mediante o modale, perché è quella che dà il modo. Alla fine, se è una terza maggiore, la scala probabilmente sarà maggiore, se è minore, la scala sarà minore, ok? C'è la dominante, che è seconda di importanza solo alla tonica, è un intervallo molto forte quello di quinta, ne abbiamo già parlato, gli intervalli di quinta definiscono per esempio anche gli accordi di settima, settima di dominante vi dice niente, ecco, andate a riguardarvi tutto il discorso che abbiamo fatto a suo tempo, ricaverete il perché. Comunque il quinto grado di una scala è detto anche dominante e via dicendo. Adesso non ve li elenco tutti anche perché l'ho già fatto, ne ho le prove, cerchiamo nei video passati. La cosa più importante, la cosa di cui stiamo parlando oggi, è il settimo grado, che viene definito sensibile per la sua, si dice, fortissima attrazione a risolvere verso l'ottava, ovvero la tonica presa sopra. Quindi se noi eseguiamo questa scala, dai, 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 finisci. Ecco, sentite perché è sensibile, ce l'avete questa sensazione? Non posso, devo
volevo finire, ok? La scala minore naturale, invece, sentitela un po'. Sì, l'ho messa, potevo anche non farlo. Cosa voglio dire? Voglio dire che non ha la sensibile, perché la sensibile è definibile come un intervallo di un semitono rispetto all'ottava. La scala minore naturale ha come ultima nota la settima minore, ovvero quella che dista un tono dall'ottava, e quindi non è una sensibile. Allora si è pensato di mettergliela. Se vado a mettere una sensibile, come devo fare? Devo prendere il settimo grado e alzarlo di un semitono. Qualcuno ha ben pensato di farlo e si è ottenuta questa scala. Sesto grado, sensibile. E qua devo metterla l'ottava, ok? Questa scala si chiama scala minore armonica. Come potrete notare dal sound, c'è qualcosa di particolare, vero? Questo intervallo che richiama un po' un mondo che non è esattamente il nostro, diciamo così, quello occidentale, forse più orientale, più arabo, definitelo un po' come meglio credete, sentite? Del sound molto molto particolare di questa scala, che è appunto la scala minore armonica. Il suo sound particolare è dovuto al fatto che, alzando il settimo grado, sono andato a generare un intervallo di un tono e mezzo. Un intervallo di un tono e mezzo è una cosa che non si è mai vista. Prendete tutti i modi che abbiamo fatto. Al massimo era tono, 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 tono. Non c'è mai stato un intervallo così ampio di un tono e mezzo, cosa che infatti non è parte, diciamo così, della nostra cultura, ok? E quindi ci suona un pochino più strano l'orecchio, ci suona un pochino più orientale, dove invece appunto in determinati tipi di musica è ben presente. Ecco, quindi per ovviare a questa cosa, cosa possiamo fare? Non voglio ovviare, a me mi piace benissimo la scala minore armonica, infatti adesso la sai, segnatela, magari te la scrivo pure e puoi usartela come vuoi. Ma non è solo questo, io alzando il settimo grado posso anche alzare il sesto. Se io alzo il sesto, cosa succede? Che quello che era un tono e mezzo si riduce a un tono, e quindi viene fuori che si perde un po' questa sensazione orientale, perché non c'è più quel tono e mezzo di mezzo. Ma ovviamente viene fuori un'altra scala ancora, che è questa qui. Sentiamo, quindi. Fino qui tutto bene. Ora io il sesto grado, questo, devo alzarlo da fa, se sono in do, scusate, se sono in la minore, lo faccio diventare un fa diesis. A questo punto posso mettere la sensibile e poi chiudere, ok? Questa scala viene definita scala minore melodica, quindi posso vedere, diciamo così, una scala minore melodica come una scala minore che ha alterate, ovvero alzate, aumentate di un semitono, il sesto e il settimo grado. Settimo grado per averla sensibile, il sesto per ovviare a quello che generava la scala minore armonica. Ok, quindi questa è la nostra scala e possiamo cominciare a vedere di suonarcela in questo modo, banalmente su un'ottava. Parto dalla tonica che preferisco, in questo caso la. A questo punto niente, 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 facciamo il tempo, fai andate e poi fai il ritorno. Ecco, c'è da fare una precisazione per il ritorno indietro, perché la teoria classica insegna che la scala minore melodica, quando suonata in senso discendente, torna a essere minore naturale. Perché? Perché non ci serve più la sensibile, ok? Io devo tornare indietro, a me serviva quel sentimento, quella sensazione del semitono quando salivo verso l'ottava, ma una volta che devo scendere, chi se ne frega. Quindi questa scala dovreste suonarla in maniera corretta, accademica, in questo modo. Avete sentito che cosa ho fatto? Ho suonato una scala minore melodica ascendente, una scala minore naturale discendente, sempre su un'ottava, sempre a partire dalla nota La. Questo è un primo esercizio che volete, che dovete provarvi, quindi partite da qualunque nota vogliate sulla tastiera e cominciate a suonarla in questo modo, cominciate con dei quarti, degli ottavi, non è importante il tempo. Allora, in questa lezione non vi proporrò esercizi di tecnica, non vi chiedo di fare fai centimi terzo, fai centimi quarta, fai centimi quinta, fagli a 126.600. No, vi chiedo di suonarvela semplicemente avanti e indietro per prendere un po' di confidenza. Suonatela anche molto lentamente e cercate di percepirne il sound, perché la cosa importante di questa scala, di queste scale, un po' anche le altre scale, volendo vedere particolari, è proprio quello di sentirne quel sapore lì, sapere come suonano. Se voi lo sapete prima come suonano, vi viene più naturale poi usarle quando c'è il contesto giusto.
giusto. È questo che deve entrarvi delle scale che si usano. Quindi l'esercizio, per esempio, suonato a metronomo potrebbe essere questo. Metto la batteria. Ok, ci siamo capiti, quindi adesso l'ho fatto in qualche posizione, provatelo un po' da tutte le parti, provate anche con la tonica sulla terza corda, se avete un 5 corde provate anche con la tonica sulla quinta corda, insomma fatela girare, ecco, divertitevi un po'. Ovviamente c'è una cosa molto importante da dire, che questo è quello e ciò che insegna la teoria classica, abbiamo detto, salgo minore melodica, torno minore naturale, ma io posso tranquillamente anche fregarmene della teoria classica e suonarla sia in senso ascendente che discendente esattamente così com'è. Perché? Perché nella pratica, diciamo così, che deriva forse da una musica più afroamericana che dalla teoria classica europea, una scala mi viene buona anche per improvvisarci sopra. E quando improvviso, non è che sto lì a guardare se è ascendente o se è discendente, vado a sentire se le frasi che vado a mettere sono belle. Se io voglio mettere una settima maggiore, anche quando sto tornando indietro, ce la metto. E quindi è bene che la mia mano sia pronta ad eseguirla. Quindi facciamola anche in quel modo. Quindi parto sempre da là. A uguale B, andata uguale a ritorno, ok? Semplicissimo, non sto neanche a farvelo a tempo, ok? Tanto bene o male è un esercizio che potete ricavarvi tranquillamente voi. Questo è, diciamo, il primo step da eseguire su una scala minore melodica, quindi se avete capito un po' che cos'è, partiamo dalla scala minore, alziamo il settimo grado, scala minore armonica, alzo anche il sesto per ovviare a questo tono e mezzo, ricavo la scala minore melodica, me la suono ascendente così come l'ho fatta, discendente torna a essere una scala minore naturale. Come alternativa faccio sia ascendente che discendente la scala minore melodica. Posso e devo, sottolineo, anche suonarmela come esercizio su due ottave. Quindi proviamo a farlo. Parto in questo caso da un sol. Allora, vi suggerisco una diteggiatura. Tenete presente, come ho già detto anche per altri esercizi, che le diteggiature possono essere anche abbastanza soggettive. Quindi io ve ne propongo una con la quale negli anni mi sono trovato bene. Ce ne sono altre. Aprite un libro di teoria, un libro di tecnica, guardate altri video, mille altri bassisti. Probabilmente troverete diversi modi di eseguirla. Troverete che ognuno magari la fa anche un po' a modo suo. Io vi suggerisco questa diteggiatura, se avete voglia di farla fatevela così, altrimenti una volta che però sarete pratici potrete provare a scegliervi delle vostre diteggiature. Allora vediamo di cosa parlo, praticamente io la suono in questo modo, parto da sol, ok? Allora osserviamo quando suoniamo una scala di questo tipo, soprattutto se la facciamo su due ottave, che è formata, volendo vedere, da piccoli frammenti che mi sono utili come esercizio per ricordarmi dove devo andare, quindi imparare a migliorare, diciamo così, non imparare, migliorare i movimenti sulla tastiera. Quindi cerchiamo di farla ragionando su quello che succede. Allora io so che dal primo al quinto grado la scala minore melodica è esattamente identica a una scala minore naturale, quindi posso suonarla fino qui in questo modo. A questo punto cosa faccio? Dovendomi servire sesto e settimo grado alzati di un semitono, quindi non questo ma quello dopo, vedete qua già avrei delle difficoltà, allora faccio questo, mi sposto, vado a prendere il sesto grado, ho qui il settimo grado e col mignolo chiudo la prima ottava. Vedete, è molto importante questo spostamento, perché mi serve proprio tecnicamente. Adesso lasciate perdere il fatto che l'ho fatta ascendente e discendente identica, quindi non ho switchato sul minore naturale, era solo per farvi capire che una diteggiatura di questo tipo, se provata anche a velocità un po' interessanti, può diventare un gran bel esercizio. Ma continuiamo, quindi in questo modo ho la mia tonica sull'ottava superiore. A questo punto cosa faccio? Senza spostarmi vado ad utilizzare questa diteggiatura per suonare 1, 2, 3, 4. Attenzione, perché poi qui ho il quinto grado, ricordate che l'intervallo di quinta si può suonare anche in questo modo. A questo punto, per andare a prendere il sesto grado, avrò il terzo dito a disposizione che poi mi si sposta per andare a prendere la sensibile, sentite? E chiudo col mignolo sulla seconda ottava.
Benissimo, a questo punto, se voglio tornare minore melodico, non faccio nient'altro che ripetere tutto al contrario. Ma se voglio switchare invece al minore naturale, dovrò andare a riadattare le diteggiature del ritorno, ovviamente. Quindi mentre qui rimane tutto uguale, quando arrivo qua devo ricordarmi che questo torna a essere un tono, questo torna a essere un tono, quindi posso farlo così. Qui uguale. Questa è la settima minore, a questo punto mi sposto e ho questa doppia diteggiatura 4-3-1. Vediamo solo il ritorno. Vediamola tutta, salgo minore melodico, torno minore naturale. Facciamo tutto a tempo. Bene, questa è la scala minore melodica. Quindi abbiamo visto un po' come funziona. Le caratteristiche principali sono appunto l'innalzamento del sesto e del settimo grado, il fatto che dovrebbe tornare a essere minore naturale quando la si esegue in modo discendente e il fatto che comunque nella pratica in realtà posso usarla esattamente come voglio. Fatevi degli esercizi sia su uno che su due ottave. Masticatela, ecco, quello che vi voglio dire è questo: sì, fare esercizi, cercare anche di aumentare la velocità, quello fa parte della tecnica, ma gli esercizi sulla tecnica, guardate anche un po' qua sul canale, ne abbiamo già visti tantissimi, questo è semplicemente uno in più. La cosa importante è il nuovo sound di questa scala, quindi cercate proprio di cominciare a interiorizzarlo, che è molto importante. Nelle lezioni successive dedicate a questa scala vedremo appunto di armonizzarla, di costruire i suoi modi, perché attenzione, questa è la cosa importante, che esattamente come la scala maggiore, questa è una scala autonoma, diciamo così, è lei che genera degli altri modi, capite che cominciano a diventare un po' le scale che poi si generano, i sette modi della scala maggiore, qua ce ne saranno altri sette, quindi capite che di scale cominciano a essercene un bel po'. Lo stesso discorso vale poi quando armonizzeremo, perché ovviamente cambiano le note, quindi cambieranno i gradi, cambieranno i tipi di accordi, e qui vedremo un po' cosa si può fare. Ecco, queste sono le argomentazioni che andremo a toccare nelle prossime lezioni dedicate a questa scala, che arriveranno già dalla settimana prossima, credo. Molto bene, invece, per quello che riguarda questa settimana abbiamo finito qui. Buon esercizio, vi ricordo come sempre che se non l'avete ancora fatto potete, uno, lasciare dei commenti, mettere mi piace, non mi piace, anche come volete, fate quello che volete. Se invece vi piace potete banalmente iscrivervi anche al mio canale, condividere questa lezione sui vostri social, e a proposito di social vi ricordo che ci sono anch'io, mi trovate su Instagram, mi trovate su Facebook, mi trovate su Telegram, quindi se volete unitevi, ci sono i link qua sparsi, credo anche qua sotto e un po' in giro. Sul mio sito trovate tutte le partiture, o quasi, molte sono in elaborazione ma stanno arrivando, di queste e di altre vecchie lezioni, trovate un po' tutte le tabs dei vari brani che ho eseguito nell'ambito delle cover. Benissimo, basta, non c'è più nient'altro da dirvi, non è inutile che vado qua a improvvisare, a inventarmi delle robe. Dai, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao, e mi trovate come sempre a casa mia, ciao ciao.